Buongiorno amici di Quotidiano Net, siamo qui per parlare di gossip, personaggi in vetrina insieme a Chiara Barin della nostra redazione di Quotidiano Net. Buongiorno Chiara. Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i navigatori di Quotidiano.net. Ci sono tanti temi, cominciamo da questa moda degli sportivi in televisione che si sta moltiplicando. Adesso la Talpa, programma televisivo delle reti Mediaset, vuole con sé Tagliariol, medaglia d'oro nella spada a Pechino, e Clemente Russo, il pugile medaglia d'argento, che si era autodefinito il più bello e il più bravo della sua categoria. È proprio così, Giuseppe, pare che dopo le Olimpiadi di Pechino i campioni della squadra azzurra abbiano trovato un secondo impiego oltre a quello sportivo, o forse un terzo impiego oltre all'attività che normalmente svolgono nella vita, ed è quello appunto di andare in televisione. Ricordiamo, prima di Tagliariol e Russo, che saranno protagonisti, come detto, delle reality show La Talpa su Italia 1, che Valentina Vezzali è una protagonista dei salotti televisivi di questi tempi. Dopodiché Filippo Magnini, il nuotatore, è l'inviato all'Isola dei Famosi, e non dimentichiamo ovviamente anche la fiorettista Margherita Grambassi, che è il volto femminile di Anno Zero. Quindi continua questa moda degli sportivi in TV. Evidentemente fanno richiamo e, dicono loro, danno un messaggio comunque positivo anche ai giovani. Ma intanto andiamo avanti con il secondo elemento di questa carrellata sul gossip. Questa volta ci soffermiamo su un personaggio che già ha fatto molto discutere, ed è Kate Moss, che vorrebbe in pratica seguire un po' le orme di Carla Bruni, perché da quello che capisco vorrebbe spostarsi dalla moda alla canzone. È proprio così, infatti Kate Moss vuole diventare, proprio come Carla Bruni, una volta lasciate le passerelle, una cantautrice di successo. Già quando era fidanzata di Pete Doherty si era esibita con il gruppo del fidanzato, e ora appunto si dà ancora 3 anni nel mondo della moda per poi approdare alla musica. Prevedi che sarà un po' meno melodiosa di Carla Bruni? Un altro stile, devo dire. Bene, il terzo punto invece riguarda Britney Spears, personaggio assolutamente discusso anche lei del gossip. Questa volta a metterla nei guai dovrebbe essere un ex fidanzato. Non ha avuto tempo di godersi il successo meritato agli MTV Music Awards, che è di nuovo nei guai, tra virgolette, Britney Spears, perché il suo ex fidanzato, il paparazzo Galib, e ha dichiarato di essere in possesso di un video hard della cantante, e che la ritrae senza veli e con una parrucca rosa, e che sarebbe stato girato durante un loro viaggio in Messico, ed è pronto a venderlo al miglior offerente. Bene, noi ringraziamo Chiara Barin che ci ha condotto per mano lungo le vie del gossip. Grazie Chiara. Grazie Giuseppe, grazie a tutti voi. Arrivederci ai prossimi appuntamenti.